Grazie Presidente. Devo dare atto che l'assessore Gaiardelli ci ha fatto una egregia relazione, qualche cosa è stato tralasciato, però il mio intervento non vuole essere polemico, però prendiamo atto che prima la maggioranza si è beata di fare degli appelli alla minoranza e qui prendiamo atto che la minoranza non è stata coinvolta nel fare questo ordine del giorno. Io dico subito, l'ordine del giorno lo voto, però avrei bisogno di fare alcune precisazioni e la tranquillizzo che starò nei tempi. Posso interrompere? Consiglio Domini, vorrei dire soltanto che l'ordine del giorno è stato proposto dal Consiglio Comunale, mi sembra un posto più adatto per sottoporre un ordine del giorno alla minoranza prima di tutto, ma ai cittadini credo che un posto più adatto non ci sia. Chiedo scusa se sono intervenuto, io riprendo la parola. Non condivido quello che ha detto, però prendo atto di questo. Devo dire, nella relazione dell'assessore Gaiardelli sono state dimenticate alcune cose, perché noi nelle osservazioni che abbiamo fatto per questa cava, perché qui va dato atto che l'amministrazione Sala si è opposta radicalmente a questa cava sul territorio, puntualizzando alcune cose importantissime per il sistema ambiente di Cassano e anche per il sistema viabilistico di Cassano. Non abbiamo sentito come finisce il frantoio, però qui va precisato che questa cava va a incidere su tutto il sistema agronomico migliore di Cassano d'Abra. L'assessore ci ha detto che siamo in presenza di parecchi fossi e tutto. Siamo in presenza di fossi, ma anche siamo in presenza di fontanili sotterranei, perché non va dimenticato che qui ci troviamo nel famoso lago Gerundo, formato dalla riva destra del fiume Adda e formato dalla riva sinistra del Sero. Inoltre, l'andamento strategico delle acque che è stato visto, però mi dispiace che non avete messo questa piantina che era quella che dava l'indicazione più importante, perché qui ci troviamo nelle immediate vicinanze della sponda destra dell'Adda con le cuspidi di Treviglio e altre posizioni, con l'andamento delle acque che da queste zone vanno a scaricare tutte nell'Adda. Questa va a fare una barriera di interruzione e ci saranno dei problemi di acqua e di altre questioni. L'altra cosa importantissima dimenticata è la viabilità, perché quando verrà insediata questa cava e il frantoio, nel bene o nel male devono usufruire delle strade comunali. Qual è la strada comunale che noi abbiamo dedicato una particolare attenzione per far sì che la comunità di Cascine San Pietro non venisse isolata da Cassano? È quella di via Rocca Stellazzi, anche se il nostro sindaco ride, ma gli vorrei ricordare che loro avevano fatto un accordo con le ferrovie e dimenticavano le due rampe che dovevano essere costruite a carico del comune di Cassano, che invece l'amministrazione Sala, come prescrive la legge consigliere Colombo del 1865, la devono realizzare chi costruisce una ferrovia, e questo è stato realizzato. È una strada che a mio parere si conserva molto bene e dà una viabilità veloce per gli abitanti di Cascine San Pietro. Oltre a questo va visto, perché anche voi, i consiglieri che c'erano nel precedente consiglio comunale, che ricordo il consigliere Maviglia, ora sindaco, l'assessore Gaiardelli, ora consigliere, il consigliere Zanabone e il consigliere Forcella, si ricordano benissimo che noi, come arrivò questo progetto, il giorno dopo tutti i consiglieri mandammo a casa il CD informativo di tutta questa situazione. Puntualizzando bene queste cose. La prima cosa, siamo nella zona agronomica migliore di Cassano, lo sconvolgimento delle acque. Giustamente l'assessore Gaiardelli ha riportato quello che c'è scritto in questo.
attenzione il da e per questo cantiere, con questi mezzi che hanno dei problemi enormi, perché noi dobbiamo rendere atto che precisamente i cittadini di Cascinalina cosa hanno sopportato con le ferrovie quando è stato costruito il sottopasso di Don Castellazzi, e quasi quotidianamente mandavamo la spazzatrice, ma le polveri si assommavano, e anche l'allora consigliere Bavini, ora sindaco, l'interpellanza ne fece a Iose per far presente questa situazione di degrado e chi doveva controllare e poi eseguire queste cose. Nel via che è stato dato, giustamente l'assessore Gerda aveva puntualizzato, ci sono 6 pagine di prescrizione e questi controllano tutto, perché uno che lo legge dice: cavoli, che attenzione che hanno avuto all'aria, al rumore, alle persone, alla viabilità, a queste particolarità e peculiarità che devono essere rispettate. Ma poi chi le farà rispettare? Consigliere Domini, le ho concesso 6 minuti, non è ancora finito di recupero per il mio intervento. Non è ancora, che sono già 6 minuti. Ne sono ancora 6 minuti, perché ho cronometrato, ci ho ancora 1 minuto e mezzo esatto. Ma vado a concludere. Dico, mi sta bene l'ordine del giorno. Vi siete nell'esposizione iniziale, che il testimone di fede pubblica la delibera 3, avete detto: noi attenzioneremo particolarmente la comunità di Cascina e San Pietro. Se malauguratamente questa cava si fa, qui non c'è nessuna precisazione. Io chiedo al Consiglio Comunale tutto, se volete apportare un piccolo codicillo a questo ordine, che se malauguratamente la cava si fa, tutti i soldi devono essere destinati alla comunità di Cascina e San Pietro. Poi chiedo anche, ma questo è l'attore comune che deve farlo, cosa si intende fare per la pubblicazione di questo progetto? Perché la cittadinanza deve essere informata, ci devono essere delle osservazioni, se ci sarà un'attenzione da parte del comune per predisporre queste osservazioni. L'ultima cosa è il campo del rumore, perché nel pacchetto trasformano anche la zona. La zona rumore va a colpire il complesso Mazza. Sto finendo, Presidente. Il complesso Mazza, la Cascina San Severo, la Cascina Bruciata e tutta la zona delle cascate. Perciò questo va attenzionato ed è un problema che deve essere rivoltato il Consiglio Comunale con le attenzioni particolari.